Bellissima. Ciao ragazze, ultimamente molte di voi mi hanno richiesto di filmare il tag Testo Croce, che è quel tag molto molto simpatico dove praticamente alla fine si è molto molto ridicole, dove praticamente ci sono 7 domande, bisogna lanciare una moneta e se esce testa tipo ti va malissimo perché devi fare cose veramente ridicole e imbarazzanti, se esce croce ti va bene, devi parlare dei tuoi prodotti preferiti e io spero che mi esca croce. Quindi io con me ho una monetina da 50 centesimi e facciamo che la parte da 50 centesimi è testa e la parte dietro è croce. Se esce testa devo usare un rossetto rosso come blush, se invece esce croce devo dirvi qual è il mio blush preferito dell'ultimo periodo. Lanciamo. Pronte? Testa. È uscita testa. Ho questo rossetto rosso qui di Pupa che si è sciolto, quindi uso questo e niente, usiamolo come blush. Sfumiamo perché è importante. Sì, più sfumo più faccio danni. Portiamolo anche sulle tempie, sfumiamo e facciamo un bel contouring. 2. Questa è tosta. Se esce testa devo creare una palma sulla testa, se invece esce croce vi devo parlare del mio prodotto preferito per capelli. Croce. Per fortuna è uscita croce. Il mio prodotto preferito per capelli è questo qui di Frank Provost ed è un termoprotettore, ed è quello con la scritta rossa, che aiuta appunto a non rovinare i capelli. So di non essere molto credibile conciata così, però vi assicuro che è lui e che è ottimo. Terza domanda. Se esce testa devo usare un correttore come se fosse un rossetto, se invece esce croce devo parlare del mio rossetto preferito e io qui spero vivamente che esca croce. Testa, che bello! Ok, usiamo questo qui di L'Oreal perché ha già il pennellino, no? Ha già questo coso qui che facilita l'applicazione e quindi usiamo questo correttore come se fosse un rossetto. Passiamo alla prossima domanda. Hai la possibilità di essere abbronzato oggi. Usa la terra come se fosse la cipria. No, 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 no. Se invece esce croce, vi devo parlare della mia terra preferita. Croce. Ok, è uscito croce, quindi vi parlo della mia terra preferita che è in questa palette di Gypsia. Ed è questa qui, questo colore qui, infatti l'ho mangiato. E lo uso come terra. È una palette dei chiaroscuri ed è la dupe della Neve Cosmetics. 5. Se esce testa, devo riempire le mie sopracciglia con una matita per labbra. Se invece esce croce, vi devo parlare della mia matita per sopracciglia preferita. Vai. Ragazzi, ho lanciato la moneta rimasta sulla softbox. Era uscita testa. Vai. Io non ho neanche uno specchio, mi sto guardando nell'anteprima, questa matita è durissima. Sono molto intinta. Penultima domanda. Se esce testa, devi utilizzare l'eyeliner come matita labbra. Questa è veramente tosta. Cioè, è pessima. Se invece esce croce, devo parlare del mio eyeliner preferito. Testa. Non ci posso credere. Non ci credo. Ovviamente, ragazzi, non verrà preciso. Non ho anche uno specchio. Facciamo le cose fatte bene. O perlomeno.
sono contentissima di questo risultato. Usatelo per andare fuori a cena col ragazzo che apprezzerà senz'altro. Fai una foto e aggiungila come miniatura del video. Io faccio uno screen al video, quindi lo vedrete nell'anteprima. Vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video e sarò truccata in una maniera decente, ve lo giuro. E niente. Ciao!